Il presidente del Nicaragua, il comandante Ortega, si recherà per la prima volta in Italia. Nel comitato di accoglienza, che verrà formato dal ministro degli esteri Terzi, ci sono due nomi: Vittorio Sgarbi per la parte culturale e lo scienziato di fama mondiale Antonio Caprai. Quest'ultimo su richiesta dello stesso presidente Ortega, in quanto persona di sua fiducia, con all'attivo la realizzazione di università di geologia nel tormentato Centro America. Dottor Sgarbi, è onorato dell'incarico che, si vocifera, le affiderà il ministro Terzi per accogliere il presidente Ortega? No, assolutamente no. La visita del presidente sandinista mi ha infastidito sin dal primo momento. Ha preteso di scegliere come consulente scientifico che dovrà accoglierlo questo Antonio Caprai, che tra l'altro io non conosco e secondo me sarà il solito giovane inesperto ricercatore. Ho motivo di credere che sia un raccomandato comunista per essere preferito poi da un presidente così schierato. È bellino. Ma è finto, Stella. Ma scherzi davvero? Ciao Antonio, non chiamare subito la Farnesina. Non sono Vittorio Sgarbi, sono Claudio Lauretta. E questo è uno scherzo organizzato da tuo fratello Bob Caprai. Quello che, secondo me, è più... Capra! Capra! Capra di tutti! Bellissimo.